Un buon pomeriggio, edizione delle 14 del nostro telegiornale, che apriamo andando a Chieti in apertura, dove continua il dibattito e la polemica politica sul futuro dell'ospedale di Colle dell'Ara. Questa mattina si è svolto un consiglio comunale straordinario a cui hanno preso parte anche esponenti regionali e vertici dell'Agenzia Sanitaria Regionale e della ASL di Chieti. Sul tavolo il project financing per il nuovo nosocomio e la disputa sul DEA di secondo livello. Tutti i particolari nel servizio di Alfredo Primante. Io non riesco a capire perché c'è questa continua intromissione sulle istruttorie che invece debbono essere lasciate in mano ai tecnici. Completata l'istruttoria, noi dobbiamo rivolgere ai proponenti le criticità che i tecnici hanno sollevato e vedere se i proponenti vogliono recepirle o vogliono abbandonare. La politica, a mio avviso, deve soltanto dire se c'è bisogno oppure no di un nuovo ospedale a Chieti, non deve entrare nei tecnicismi del RUP, delle valutazioni degli esperti, quello lo fanno i tecnici. L'assessore alla sanità Silvio Paolucci apre alla possibilità di modifica al project financing per il nuovo ospedale di Chieti, anche se resta ferma la volontà politica della giunta guidata da D'Alfonso di proseguire sul progetto Maltauro. Nel consiglio comunale straordinario di Chieti, chiesto dal comitato cittadino per la salvaguardia del nosocomio di Colle dell'Ara, le differenti visioni sul futuro del nuovo clinicizzato sono state evidenti, con Forza Italia che chiede di abbandonare il project di Maltauro per avviare uno ex novo su presupposti differenti, e con i 5 Stelle che invece bocciano a prescindere l'intervento del privato, chiedendo alla Regione Abruzzo di adeguare l'ospedale con fondi pubblici attraverso l'utilizzo di cassa depositi e prestiti. Le posizioni del sindaco di Chieti Umberto Di Primio e quelle del capogruppo PD di Chieti Luigi Febo. Il project ormai è un discorso chiuso, ritengo, a causa della inerzia di chi avrebbe dovuto in questi 3 anni fare qualcosa e soprattutto a causa della conflittualità che esiste per persino all'interno degli uffici dell'AS e dell'AS con la Regione. Abbiamo una certificazione che ci dicono che le palazzine F e C sono pericolose sotto il profilo sismico. Quindi noi chiediamo in maniera pulita e nitida che la Regione, con la decisione propria, ci realizzi un ospedale nuovo su Chieti. Parti più vicine invece quando si discute del DEA di secondo livello. Sia Chieti che Pescara non rispettano i criteri di legge, quindi è necessario un accordo che metta insieme finalmente l'intera area metropolitana. Chieti dal canto suo però chiede la valorizzazione delle eccellenze del rapporto con l'università e con la facoltà di medicina, invece a far discutere l'istituzione della centrale unica dell'emergenza urgenza. Chieti e Pescara rivendicano la struttura, il capoluogo adriatico con il nuovo pronto soccorso in fase di realizzazione, quello teatrale con la centrale già in essere e oggetto di investimenti fatti poco tempo fa. L'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci propone invece un compromesso, l'installazione nell'aeroporto d'Abruzzo per gestire anche le calamità naturali. In realtà noi dobbiamo costituire una rete di emergenza di secondo livello che per poter portare e centralizzare le acuzie e soprattutto i tempo dipendenti. Per quanto riguarda la rete cardiovascolare a Chieti e per quanto riguarda quella legata alla neurochirurgia e dunque la testa a Pescara, ha bisogno di un unico comando, perché altrimenti ci sarebbe sempre uno smistamento filtrato a danno dei cittadini. Questa è l'utilità della centrale unica. Siamo convinti che debba essere dotata anche dalla possibilità di intervenire in caso di maxi emergenze. Parliamo del sismo o di ulteriori maxi emergenze possano verificarsi, e vorremmo discutere della possibilità di trovare nella soluzione dell'aeroporto una soluzione che possa garantire anche appunto le maxi emergenze. Il sottosegretario ai beni culturali, Ilaria Buitoni, ha visitato questa mattina la città di Teramo, accompagnata dal sindaco Maurizio Brucchi e dal consigliere regionale Luciano Monticelli. Durante il sopralluogo al Teatro Romano, l'associazione Teramo Nostra ha consegnato al sottosegretario un dossier sui ritardi per il recupero dell'importante bene archeologico. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. La vostra cattedrale è semplicemente stupenda. Con questa esclamazione spontanea e sincera è iniziata la visita a Teramo del sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Ilaria Borletti Buitoni. L'onorevole Buitoni ha scelto di essere in città per godere del panorama culturale teramano e per affrontare alcuni temi spinosi del territorio, come il problema della biblioteca ex provinciale Delfico, ma soprattutto quello della ristrutturazione del Teatro Romano, che stenta ancora a decollare.
soprattutto quando un territorio come Teramo, importante e colpito dal terremoto, chiede una visita, secondo me è sempre giusto rispondere rapidamente e positivamente. Quindi ascoltare quello che oggi verrà detto, ascoltare quelle che sono le richieste da parte delle istituzioni di Teramo, portare la presenza del Ministero, che ricordo essere forte e presente in tutto quello che riguarda il post terremoto, pur ben presente che è stato immenso il danno al patrimonio culturale, quindi si fa quello che si riesce a fare, però ci siamo e quindi sono contenta di essere qui. Il Teatro Romano mi pare un'opportunità straordinaria per la comunità di Teramo, quindi io so che da parte del nostro Ministero ci sarà tutta la collaborazione possibile, ma poi ripeto, sono qui perché mi hanno chiesto di venire e l'ho fatto subito e molto volentieri, perché questa è stata una comunità profondamente colpita. Al termine della visita al Teatro Romano di Teramo, le associazioni di quartiere Teramo Nostra hanno consegnato al sottosegretario Boitoni un dossier sui ritardi e le incongruenze che da 20 anni bloccano il progetto di recupero del bene archeologico, tra i più importanti del centro Italia. Vigilerà su questo progetto del Teatro Romano? Se ci sono ritardi o se ci sono incongruenze con quello che è il percorso che è stato stabilito, prometto di intervenire, perché non è giusto che ci siano e perché mi pare che ormai ci sia una convergenza sul progetto, quindi i ritardi possono essere solo di natura burocratica e naturalmente questo va sempre evitato con tutte le forze possibili. Una volta che c'è stata questa convergenza da parte del Ministero, non c'è ragione che questi ritardi ci siano. 43 milioni di euro sono a disposizione per la bonifica di 40 siti in Abruzzo che sono stati interessati da discariche per le quali lo Stato ha già subito una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. A margine dell'annuncio, il sottosegretario Mario Mazzocca ha ribadito il no alla realizzazione di impianti di incenerimento sul territorio regionale. Vediamo. Sono tre procedure nell'unico caso dei siti inquinati da bonificare, ha comportato una sanzione quantificata nel 2014 in 10 milioni di euro più 200 mila euro ogni semestre di mancata bonifica. Riguarda 25 siti individuati nel 2009 sulla scorta di un'indagine della Forestale estesa sul tutto il territorio nazionale. Fin dal luglio del 2014 siamo riusciti a recuperare un importante finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente di circa 14 milioni di euro che insieme ad altri fondi che sono pervenuti dallo Stato con una delibera CIPE e anche impegnando dei fondi che abbiamo inserito nel master plan per oltre 12 milioni di euro, noi investiremo questi 43 milioni di euro circa per in primo luogo chiudere il tema della procedura di infrazione che costa all'Italia e anche all'Abruzzo una sanzione importante e soprattutto di non prenderci le altre due, che è quella sulle discariche da mettere in sicurezza e quella sull'adeguamento del piano di gestione dei rifiuti, si trovano ancora in una fase interlocutoria. Mazzocca, tornando al piano dei rifiuti, si basa, punta sull'economia circolare, dunque ancora un no fermo alla presenza di un inceneritore in Abruzzo. Sì, certamente, noi stiamo per andare in giunta con, come avevamo previsto, con la richiesta di modifica del decreto legislativo, perché siamo riusciti a dimostrare come la quantità di rifiuto residuo che si produce in Abruzzo non è assolutamente compatibile con la gestibilità e funzionalità di un impianto di incenerimento di qualunque tipo esso possa essere concepito. A 5 mesi dalla valanga che ha distrutto l'hotel Rigopiano, il Comitato delle Vittime si è riunito in preghiera a pochi passi dalla tragedia e ha ribadito ovviamente il forte dissenso verso il cosiddetto turismo macabro, contro il quale sono state predisposte anche delle ronde. Nessuno, dicono, deve profanare il luogo del dolore. Il servizio di Vestina News.
Sono passati 5 mesi da quel 18 gennaio, quando una valanga ha completamente spazzato via l'hotel Resort Rigopiano, provocando la morte di 29 persone. E ieri, 18 giugno, il Comitato Vittime di Rigopiano si è riunito sul luogo della tragedia in un momento di preghiera e per attuare delle ronde, così da denunciare con una documentazione fotografica chiunque si recherà sul luogo per un selfie dell'orrore, come avvenuto nei giorni scorsi. Cerchiamo di fare questa bonifica a mani nude, almeno per la prima fase. So che sarà un po' più costoso, ma è doveroso farlo. Le cose più preziose abbiamo perse il 18 di gennaio. Abbiamo i ricordi che sono rimasti là sotto, che potrebbe essere l'indumento indossato la sera prima, la valigia, la catenina, qualunque esso sia che ricordi il nostro caro. Avendo saputo che i carabinieri hanno finito la sorveglianza H24, abbiamo detto: ma adesso chi si prende cura di questo posto? Chi si prende cura dei nostri ricordi? Abbiamo detto più volte, abbiamo chiesto più volte la possibilità di sorvegliarla H24, al che la cosa è stata impossibile, non perché abbiamo i motivi, abbiamo deciso con un comunicato di farlo noi. E adesso, facendo questa ronda fatta di turnazioni di famiglie, possiamo soltanto verificare che non sono state infrazioni per entrare all'interno. Sceglieremo delle postazioni dove poter star fissi. Il sabato e la domenica saranno quei 2 giorni che avranno sicuramente più interesse i turisti del Maghreb, e quindi lì saremo più attenti. Nel pomeriggio, appena per gli 80 anni della Costituzione del Comitato della Croce Rossa Italiana della città vestina, c'è stata l'intitolazione della sede a Gabriele D'Angelo, cameriere dell'hotel Rigopiano, anch'esso vittima della valanga. E Gabriele D'Angelo è una persona straordinaria, come poi tra l'altro erano tutti e 29 le vittime, ma Gabriele D'Angelo ha dimostrato la passione la dedizione per un lavoro, quello di prestare soccorso alle persone. Lo faceva a titolo completamente gratuito, a tempo perso, diciamo, nel lobby, no? Mentre una persona, un ragazzo normale, va a giocare a calcetto, va a esce con la ragazza, va a bere una birra, lui faceva la turnazione in ambulanza. Vuol dire che aveva un grande cuore, e questo grande cuore non lo vogliamo ricordare. Cambiamo argomento. Da oggi Mario Nunez di Abruzzo Civico non è più il vicepresidente della provincia di Teramo. Ha rassegnato le proprie dimissioni dopo gli attacchi politici di una parte del Partito Democratico Teramano. Resta però in maggioranza. Vediamo. Mario Nunez, consigliere provinciale di Abruzzo Civico, ha rassegnato le proprie dimissioni da vicepresidente della provincia di Teramo. Una scelta personale, fatta nell'ottica di rafforzare l'armonia politica all'interno della maggioranza di centrosinistra in provincia, dopo lo strascico di polemiche partite dal consigliere del PD Maurizio Verna, che rivendicava per sé la vicepresidenza. È stata una riflessione, devo dire, lunga ma non lunghissima. Non ho accettato un diktat, ma è stata una scelta di responsabilità. E per chi mi conosce e conosce il gruppo da cui provengo, la responsabilità a volte comporta delle scelte controcorrente. È una scelta soprattutto in vista di un miglioramento di quello che può essere un lavoro qui in provincia, che in questi ultimi mesi veniva visto più in una lotta interna tra una parte del Partito Democratico e Abruzzo Civico, e invece non emergevano come dovevano i meriti di questa amministrazione provinciale, di un gruppo facente con a capo il presidente Renzo Di Sabatino, ma non un gruppo di consiglieri assessori delegati che sta alacremente lavorando per il bene di questa provincia. Il futuro come sarà? Come dicevo nel comunicato, mi metto a disposizione del Presidente, a disposizione di questa maggioranza. E Abruzzo Civico in provincia come si porrà? Abruzzo Civico in maniera coerente rimarrà disponibile all'ascolto, al confronto serio, maturo, di persone che però hanno bisogno di guardarsi negli occhi e di parlare e non di fare azioni trasversali. Un clima politico avvelenato causato da una parte del Partito Democratico di Teramo, rappresentata dal consigliere Verna, che da mesi si scaglia contro l'ambiguità di Abruzzo Civico e chiede al presidente della provincia di rimuovere il suo vice Nunez. Di Sabatino, da parte sua, non si è mai piegato al diktat del suo partito. Qual è la sua valutazione sul presidente della provincia, Renzo Di Sabatino? Una valutazione assolutamente positiva di una persona che a mio avviso si è dimostrata coerente, responsabile. Ho potuto scoprire, stando lì vicino come vicepresidente, una persona molto preparata e soprattutto pronta ad entrare in maniera rapida su tutti gli argomenti e su tutte le tematiche che attraversano il mondo provinciale.
No allo ius soli e pugno di ferro contro l'immigrazione clandestina. Sono queste le linee guida del Movimento Nazionale per la Sovranità che questa mattina ha fatto il suo debutto ufficiale in Abruzzo con la presentazione a Pescara del partito, a cui hanno partecipato il presidente Francesco Storace e il segretario nazionale Gianni Alemanno. Ascoltiamo quest'ultimo nell'intervista. Noi siamo ovviamente oggi protesi alle elezioni regionali che si preparano e anche alle elezioni politiche nazionali, dove ci auguriamo che il centrodestra sia unito, ma senza compromessi a ribasso. Ripeto, noi dobbiamo partire dai diritti degli italiani. Se non difendiamo i diritti degli italiani non c'è nessuna speranza di futuro per i nostri figli. Bisogna lavorare, certo, bisogna lavorare per un centrodestra unito senza compromessi a ribasso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi possiamo confrontarci da Forza Italia, dalle formazioni che hanno votato per il no al referendum fino alle formazioni di destra, però il tema che ci sono alcuni fatti su cui non si può discutere, la nostra critica all'Unione Europea, la nostra critica alla globalizzazione, la nostra volontà di bloccare l'immigrazione. In questo caso solo misure drastiche possono dare dei risultati. Noi riteniamo che si debba fare un blocco navale davanti alle coste libiche, non è impossibile, si tratta di bloccare i barconi e di riaccompagnarli ai porti di provenienza. Se si fa questo in giro di poche settimane l'immigrazione viene bloccata e il Mediterraneo torna a essere un mare controllato dalla nostra marina. Se invece si continua a portare gli immigrati qui in Italia diventa impossibile rimandarli indietro. Noi sappiamo che circa l'80% dei cosiddetti rifugiati, richiedenti asilo, sono sostanzialmente dei clandestini per motivi economici, quindi vanno rimandati a casa, ma mancano i soldi e l'organizzazione per fare questo. Ci spostiamo all'Aquila adesso, dove si è svolta una sessione dell'assemblea annuale di Confesercenti, in diretta anche con Roma, Torino e Palermo. Alla guida nazionale appena eletta una donna. Il servizio è di Daniela Rosone. Per la prima volta l'Abruzzo ha ospitato una sessione dell'assemblea nazionale di Confesercenti. L'associazione che rappresenta il terziario e la piccola impresa italiana ha tenuto la sua assemblea annuale in diretta da Roma, Torino, Palermo e L'Aquila. Nel capoluogo di regione l'appuntamento all'auditorium del parco, alla presenza di vertici istituzionali, politici, religiosi e militari. Il giornalista Nicola Porro ha condotto un talk show al quale, in diretta dalle sedi collegati, hanno partecipato Sergio Chiamparino, Chiara Appendino, Luciano D'Alfonso, Massimo Cialente, Rosario Crocetta, Leoluca Orlando, il ministro Calenda e altre personalità della politica. Allora, per la prima volta l'Assemblea Nazionale di Confesercenti si svolge all'Aquila. Perché la scelta? La scelta ovviamente per il momento delicato che la nostra regione, sta attraversando e anche per i buoni risultati che la nostra organizzazione sta ottenendo negli ultimi anni all'interno di questa regione. Abbiamo avuto l'elezione della nuova Presidente, è legatissima alla nostra regione, è legata all'Aquila, è la Presidente di Federal Franchising, è stata ospite della nostra regione qualche mese fa e ci auspichiamo che spesso torni e ci avvia un percorso insieme unanime. Sono 13 i varchi ZTL che a Pescara saranno dotati di telecamere e pannelli luminosi per indicarne l'attività. Entro un paio di mesi i lavori, per una somma di 65.000 euro, saranno completati e le telecamere saranno messe a regime. Nessuna modifica invece per le ordinanze istitutive delle zone a traffico limitato che restano invariate. Assessore, i varchi di Pescara saranno dotati di telecamere ma soprattutto di display per avvisare che in quel momento è attiva o no la ZTL? Sì, esatto, secondo me è un fatto molto importante per aumentare l'efficacia e l'efficienza di questo servizio. Quindi sì, metteremo telecamere, stanno già, insomma, nell'arco di due mesi saranno installate, sono già in corso di installazione queste telecamere, riposizionate in un modo appunto più efficiente rispetto a quello attuale, e poi ciascun varco avrà appunto un display per indicare che il varco è attivo o non attivo. Questo mi pare che, insomma, ci porti un po' verso una modernizzazione, un miglioramento dell'efficacia della gestione di questo servizio. In alcune zone, per esempio la cosiddetta ZTL ambientale di via Regina Margherita, viene attualmente chiusa il sabato e la domenica con una transenna e con la presenza di vigili che, insomma, oltre a impegnare personale che potrebbe fare altro, non è del tutto efficace e sicuro dal punto di vista della circolazione. Invece con questa telecamera e con appunto il display la cosa potrà essere gestita in modo molto più vantaggioso per tutti.
Durante la conferenza stampa avete sottolineato anche il problema del grande lavoro che occupa gli uffici comunali per i permessi temporanei. Allo studio c'è anche un sistema automatizzato. Sì, questo è una cosa che vorremmo assolutamente fare, si parla di 1800 permessi che vengono rilasciati annualmente per gli accessi temporanei alla ZTL, che è un'attività routinaria e non richiede grande impegno dal punto di vista intellettivo, ma richiede invece il dispendio di tempo e di energie. Anche qui potrebbe essere usato questo tempo per fare altre cose, quindi stiamo pensando a un software, a un uso di per esempio con gli smartphone delle applicazioni, come si fa già in altre città. Stiamo guardando alcuni esempi, Bologna, Varese, cercheremo questo l'anno prossimo, non fa parte di questo progetto, di andare in questa direzione anche noi a Pescara. Inaugurato a Colle Corvino il nuovo centro di raccolta rifiuti della Rieco, un passaggio che dà ulteriore spinta ai buoni risultati della raccolta differenziata del comune della Valtavo. Giordano De Luca è il presidente della Rieco SPA. Oggi a Colle Corvino una giornata importante per l'apertura di questo centro di raccolta. Oggi, diciamo, finalmente dopo un percorso chiudiamo questa bella iniziativa dove abbiamo realizzato un centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata porta a porta, che comunque già da appena attivata dal 2015 già ha dato subito i suoi risultati. Questa bella iniziativa sicuramente andrà a migliorare la gestione della raccolta dei rifiuti nel comune di Colle Corvino, dove consentirà alla popolazione tutta di poter conferire anche non solo nei giorni prestabiliti dal calendario, anche negli orari e nelle giornate in cui questo centro sarà aperto, per conferire tutte le tipologie di rifiuto che diciamo gli utenti producono. Quindi la completezza della raccolta dei rifiuti differenziati sul nostro territorio e questo centro di raccolta, perché porta a completezza tutto ciò che non si può differenziare, cioè si può differenziare a casa ma non si ha la possibilità, o perlomeno se si ha possibilità ma con grosse difficoltà. Oggi invece abbiamo dato un servizio in più alla nostra collettività, perché nei tre giorni per il momento di apertura settimana, quindi qualcuno ha la possibilità di smaltirli subito, correttamente, rispettando l'ambiente. Una notizia di cronaca giudiziaria, perché a 4 mesi dall'avviso di conclusione dell'inchiesta stralcio sui contratti full service dell'azienda Teramana Gomeur con ARPA e ATAC, la procura di Teramo ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per i vertici del gruppo Massi e Torre, per l'allora direttore generale dell'ARPA SPA e per l'allora responsabile della direzione di superficie dell'ATAC di Roma, che a vario titolo devono rispondere di reati che vanno dalla corruzione all'abuso d'ufficio. Per quanto riguarda il contratto full service con l'ARPA, infatti, il pubblico ministero Stefano Giovagnoni, titolare del fascicolo, contesta l'allora direttore generale a tre dei vertici del gruppo Massi e Torre il reato di corruzione, accusando l'allora direttore generale della società di trasporti abruzzese di aver preso nel 2014 50.000 euro per velocizzare il pagamento al gruppo di fatture in evase emesso dalla Gomeur per 1.700.000 euro. Per quanto riguarda invece il contratto con l'ATAC, la procura contesta a due dei vertici del gruppo Ettore e al responsabile ATAC il reato di abuso d'ufficio in concorso. Secondo la procura, nel 2013 il responsabile ATAC avrebbe infatti favorito il rinnovo del contratto di affidamento del servizio dopo che lo studio legale a cui si era rivolta la stessa ATAC aveva evidenziato numerose criticità nel suo svolgimento da parte della Gomeur. In particolare il dirigente ATAC all'epoca dei fatti, secondo la procura, incaricato di verificare le criticità, avrebbe predisposto un documento inviato anche ai vertici del gruppo Ettore, che ci avrebbero a loro volta messo le mani, in cui si smentiva l'esistenza delle mancanze evidenziate. L'inchiesta è uno stralcio di quella per evasione fiscale e truffa ai danni dell'ATAC di Roma e dell'ARPA abruzzese, che ad aprile avevano portato a processo i vertici del gruppo Massi e Torre, processo quest'ultimo che si aprirà domani al Tribunale di Teramo.
Apriamo la pagina dello sport, ovviamente iniziamo con il Pescara, con la trattativa in stand-by con la Juventus per Koulibaly. Il Pescara cerca di piazzare altri pezzi pregiati del suo organico. La settimana appena iniziata è decisiva perché queste operazioni vanno ratificate entro fine mese per motivi di bilancio. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Vincenzo Fiorillo, Francesco Zampano, Cristiano Biraghi e Lejan Memushai. Quattro nomi intorno ai quali ruoterà il mercato in uscita del Pescara. Quattro nomi che potranno permettere al Delfino quelle manovre per poter dare più equilibrio al bilancio. Manovre da portare a termine entro la fine del mese. La partenza di Fiorillo non è una priorità. Il portiere genovese a Pescara sta bene, ma tutto può essere rimesso in discussione dalle richieste delle neopromosse Spal e Benevento. Ecco che una sua partenza ora non è da escludere. Lejan Memushai è blindato da un contratto col Pescara a scadenza 2021. Su di lui c'era il Bologna, poi si sono fiondate dalla Svizzera il Sion e dalla Francia il Lille. Nelle ultime ore però si sta registrando l'interesse del Benevento con l'ex tecnico Baroni, dunque intenzionato a fare spesa in riva all'Adriatico mirando a calciatori allenati tre stagioni fa. Anche il centrocampista albanese a Pescara sta benone e andrebbe via solo in caso di offerta gratificante per il Pescara e per il calciatore stesso. Si allunga la lista di pretendenti per Cristiano Biraghi, Sampdoria, Udinese e Chievo erano già in fila. Ora si aggiunge anche il Cagliari, specie se dovesse partire Murru. Biraghi potrebbe esserne il perfetto sostituto. Su Zampano ci sono sempre gli occhi della Sampdoria e per un genovese blu cerchiato come lui potrebbe trattarsi di un ritorno a casa. Intanto è praticamente fatta per Albano Bizzarri all'Udinese. Senza la salvezza, il portiere argentino è andato in scadenza. Se per i giocatori citati c'è del mercato, più difficile per i DS Leone e Pavone sarà piazzare i difensori Code Stendardo, ancora sotto contratto e che per età e propensione agli infortuni non stanno attraendo delle offerte. Una loro partenza agevolerebbe il tentativo di rinnovo di Ugo Campagnaro, cui sarà proposto un contratto legato alle presenze. Sul fronte entrate è una settimana decisiva per Simone Andrea Ganz. Quando il Verona non eserciterà l'opzione, l'attaccante potrebbe arrivare al Pescara, ma sul giocatore di proprietà della Juventus è piombato il Genoa, col presidente Preziosi pronto ad un nuovo sgarbo e che potrebbe spingersi fino all'acquisto del cartellino del centravanti. Sfumato Vido, destinato al pari di Pessina all'Atalanta, il Pescara si è rifatto sotto per Marco Tuminello della Primavera della Roma e nelle ultime ore si registra un ritorno di fiamma per Pierluigi Cappelluzzo. L'attaccante del Verona ha indossato il biancazzurro fino a 12 mesi fa, collezionando 9 presenze ed un gol con la gestione di Massimo Oddo. Scendiamo in Serie C questo pomeriggio a Teramo, conferenza stampa del neo allenatore Antonino Asta e del nuovo direttore sportivo Giorgio Repetto. Intanto in casa biancorossa iniziano le grandi manovre per rivoluzionare l'organico in vista della prossima stagione. In attesa della presentazione ufficiale di questo pomeriggio di Antonino Asta e Giorgio Repetto in casa Teramo, ci si aspetta dal mercato una vera e propria rivoluzione. Allo stato attuale solo Caidi, Speranza e Altobelli sono certi di far parte della rosa della prossima stagione. Per tutti gli altri, se non è un via libera, poco ci manca. Nel senso che, con qualche punto interrogativo accanto ad alcuni nomi, Ilari e Di Paolo Antonio ad esempio, tutti sono sulla lista dei potenziali partenti. Ora bisognerà vedere se ci sarà o meno la possibilità di trovare altre destinazioni o se in caso contrario bisognerà procedere alle risoluzioni contrattuali incentivate. Ma quello che appare pressoché certo è la volontà da parte del diavolo di fare piazza pulita e ricostruire un organico tutto nuovo che non si porti dietro le scorie di un'annata da dimenticare. Ma sarò comunque Asta con Repetto a dare la valutazione definitiva dei nodi da sciogliere, considerando che a fronte di un sostanziale risparmio sugli ingaggi dei giocatori da effettuare quanto prima, ci sarà più margine di manovra per muoversi sul mercato in entrata. Considerando quello che dovrebbe essere almeno il modulo di partenza dell'ex allenatore della Feral Pisalò, il 4-3. Le scelte saranno fatte presupponendo che la batteria di esterni d'attacco va totalmente ricostruita, visto il probabile addio anche di Mirko Petrella, ad oggi l'unico che può interpretare naturalmente quel ruolo in mezzo al campo. Se dovesse arrivare Polidori dal Pescara con Barbuti a fare l'alternativa, almeno in zona centrale il diavolo sarebbe a posto. Per quanto riguarda la difesa invece l'arrivo più concreto è quello di Cristian Ventola, sempre dalla cantera biancazzurra, ma è chiaro che non saranno gli unici due elementi a fare il tragitto Pescara-Teramo.
tutto va fatto con una discreta velocità, visto che tra qualche settimana inizia il ritiro precampionato. Dopo la conferenza stampa Asta tornerà rapidamente a Torino per poi tuffarsi definitivamente nella sua nuova avventura, che dovrà essere di riscatto per lui e per il Teramo. Intanto, in ottica iscrizione alla prossima Serie C, alcune compagini sembrano già accusare i primi problemi. Ad oggi sarebbero 59 le squadre pronte alla partenza del nuovo campionato, considerando il forfè del Latina, retrocesso dalla Serie B ma non iscritto. E allora le maggiori attenzioni si rivolgono verso le situazioni più delicate, e sono quelle di Como, Mantova, Mestre, Catanzaro, Messina, Maceratese, Fondi, Vicenza e Acragas. E non è detto che possano essere le ultime, per una Serie C che potrebbe vedere la sua geografia presto condizionata da eventuali addii o ripescaggi. E ieri ultimo atto per la manifestazione giovanile organizzata a Teramo dalla FC Bonolis, manifestazione dedicata alla figura di Carmine Rodomonti. Le impressioni del figlio Carlo Rodomonti e del vicepresidente della Bonolis, Luca Di Giandomenico. Vediamo. Carlo, che effetto fa avere questo torneo intitolato a tuo padre? Tutto giovanile. È sicuramente una bella sensazione, nel senso che la città di Teramo è capace di ricordare, di onorare la figura di mio padre in modo significativo. L'ho fatto recentemente con il premio Carmine Rodomonti, sempre con l'associazione Bonolis, e questa credo sia ancora più vicina allo spirito di mio padre, nel senso che il settore giovanile è probabilmente la parte più sana, pura e libera da costrizioni, anche se un po' tutti quanti vogliono fare la Serie A, però è forse la fase migliore del calcio, anche sia i ragazzini che gli allenatori sono quelli che si dedicano in modo più umano e vivo. Quindi è un bel link legare ai giovani la figura di mio padre. Luca Di Domenico, come vicepresidente della FC Bonolis, facciamo un po' un bilancio di questa stagione che si è andata a concludere. Sì, è stato un bilancio sicuramente positivo, perché quando vediamo il sorriso dei nostri ragazzi vediamo che comunque tante famiglie ci si congratulano con noi per il lavoro che stiamo svolgendo, e sicuramente dietro a tanto lavoro che c'è sicuramente un momento di grossa soddisfazione, quindi arrivare a fine anno anche un po' stanchi, però vedere il sorriso delle famiglie, il sorriso dei bambini è sicuramente una grossa soddisfazione per noi. Magari non me lo dirai o magari è troppo presto, ma c'è qualche ragazzo teramano interessante sul quale magari il Teramo potrà puntare in futuro? Sì, dai, diciamo che è ancora presto per valutare queste cose. Sicuramente abbiamo dei bambini molto molto interessanti. Molto interessanti perché siamo cresciuti a livello numerico, quindi anche sulla quantità diciamo che si fa anche una buona selezione. Ogni anno cerchiamo di inserire dentro degli istruttori qualificati, cerchiamo di migliorarci ogni anno per cercare di tendere la perfezione della scuola calcio, ovviamente senza mai dimenticare quello che è lo spirito di una scuola calcio, no? Il fatto che comunque prima di tutto i bambini debbano divertirsi, i bambini devono stare sereni, i bambini devono imparare delle regole. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Il TG6 torna questa sera alle 19 con la seconda edizione. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.